Ciao, un breve video. Oggi sono in viaggio, sono in un posto diverso, ma volevo farti questo video lo stesso. Ed è un video dedicato alla festa dei Santi, che viene americanizzata un po' adesso con questo termine Halloween. Ma il senso di questa festa è, prima di tutto, riconciliarci con i nostri antenati. Onorare i nostri antenati e attraverso questa connessione con loro noi possiamo ritrovare la forza, possiamo trovare una forza più grande di vivere. È questo che si fa anche nelle costellazioni familiari e nelle meditazioni quando andiamo a trovare i nostri familiari. Puoi chiudere gli occhi mentre senti le mie parole e immaginarti di poter vedere tutta la tua famiglia in modo allargato, i vivi e anche i morti, e guardare alla mamma, al papà, ai fratelli, alle sorelle che forse hai, a quelli che forse sono mancati da piccoli o non hanno potuto nascere. Puoi guardare allo stesso modo ai tuoi zii, alle zie. Puoi guardare ai nonni, alle nonne, e più in là, anche più indietro, ai bisnonni. Lascia che il tuo sguardo vada indietro nel tempo, vada a cercare la tua famiglia nella sua globalità, nel suo complesso. Osserva se c'è qualcuno anche che ti guarda in modo particolare o se tu guardi qualcuno in modo particolare, se senti una connessione speciale, se senti particolare amore verso qualcuno di loro o se senti un interesse che non sai ancora definire. Può essere che quel familiare abbia a che fare con la tua vita, col tuo destino, con qualcosa che ti succede di buono o meno buono nella tua vita, perché forse c'è qualcosa da sistemare. Allora puoi interessarti alla tua storia, ricostruire quello che viene chiamato genogramma, capire la storia dei tuoi antenati e capire se c'è qualcuno che ha bisogno di essere ricordato in modo speciale, onorato in modo speciale, che ha fatto qualcosa per la famiglia di speciale, ha rinunciato a qualcosa di importante, la vita, una fortuna. O semplicemente qualcuno che vuole essere visto perché è stato escluso, qualcuno, un figlio legittimo, un partner anche precedente dei genitori che è stato lasciato per creare poi la famiglia in cui sei nato, sei nata. Anche loro fanno parte della tua famiglia perché hanno rinunciato a qualcosa. È un modo di guardare probabilmente insolito, ma che amplia la nostra anima e ci dà una profondità più grande. Nella vita, alla fine, l'unica cosa che conta è la quantità di amore che esprimiamo, quanto amore scambiamo. E i primi blocchi nascono nella famiglia. La famiglia rappresenta le nostre radici, ma quando parliamo di famiglia intendiamo veramente la famiglia. Anche in là nel tempo, anche i morti, non solo i vivi. Ed è proprio attraverso la connessione, anche con i morti, anche con i nostri antenati, che noi traiamo questa linfa. Questa connessione richiede quindi attenzione, richiede conoscenza, richiede rispetto, richiede sensibilità. E dentro di te puoi scoprire che hai fatto un buon lavoro. Quando ricordando quella persona senti una forza speciale arrivarti. Bene, il genogramma, la ricostruzione della storia della tua famiglia, le costellazioni familiari, le visite ai defunti, le visite alle loro tombe, il tuo incontrarli nelle tue meditazioni, il tuo salutarli, il dedicare a loro una parte della tua felicità, il dare a loro lo spazio nel tuo cuore. Questo dà una dimensione speciale alla tua esistenza. Tutto qua. Quindi ti auguro buone feste con la famiglia che hai vicino nel mondo visibile e con la famiglia che hai vicino nel mondo invisibile. A presto e ci vediamo al prossimo video.